Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 ottobre. Vediamo subito cosa c'è sui giornali. Il tema fondamentale è chiudere o no Napoli e Milano, che sono due città secondo alcuni che dovrebbero essere chiuse. Lockdown completo per Napoli e Milano. In realtà quello che conta è invece la follia di questo DPCM, almeno per chi parla, che ha inventato il coprifuoco alle 18, decidendo che sostanzialmente moriranno o staranno in sistema comatoso per i prossimi mesi, quando finirà, almeno 350.000. 400.000 aziende, ma anche qui la cosa che mi fa impazzire, che oggi i giornali non scrivono, è che qua sembra che abbiamo distrutto bar e ristoratori. Sì, bar e ristoratori li abbiamo distrutti, ma se distruggi bar e ristoratori, secondo voi il negozio di abbigliamento accanto al bar lavorerà? Secondo voi il tassista lavorerà? Secondo voi l'NCC lavorerà? E cosa facciamo delle agenzie di viaggi? Cosa facciamo dei tour operator che da un anno non stanno lavorando da marzo? Cosa facciamo di quelli che si occupano delle feste per i ragazzini, dei maghi, dei non maghi? Cioè, il mondo è fatto da milioni di lavori e se noi facciamo finta che il problema è ristoratori e baristi, cosa che lo è senz'altro, i ristoratori e baristi possiamo anche farli lavorare fino alle 24 di sera, ma il punto fondamentale sarebbe meglio, ovviamente, ma il punto fondamentale è se qua non decidiamo di convivere con questo virus e se qua non smettiamo, ma non dico soltanto l'Italia, di cagarci sotto per ogni persona che si ammala, posto che ogni persona che si ammala nel 95% dei casi la risolve a casa senza problemi, beh, se noi non capiamo questa roba qua, siamo fritti, non ci saranno. Ma comunque, insomma, andiamo sulle cose serie di oggi. Che invece vogliamo al contrario chiudere Milano e Roma. Vedete, chiudere soltanto delle zone per poco tempo ha molto più senso che decidere globalmente di chiudere tutto il paese o tutte le attività produttive di un paese, perché uno pensa, certo, a Milano sarebbe un disastro perché è la locomotiva italiana, Napoli anche, insomma, non stiamo parlando di piccole città, ma isolare certi focolai potrebbe avere un senso. Attribuirle a tutta Italia mi sembra che non ha senso. La cosa più divertente di tutte oggi è il fondo di travaglio, che è fissato su questa cosa, che è esattamente la cosa che serve per il mincul pop, no, diciamo, moderno. Facciamo, la cosa buona che è stata stabilita, sapete qual è? Col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutte le nuove attività che ha deciso Conte. E voi dite, ma che cosa avrà fatto di nuovo? Avrà dato dei soldi? Non avrà dato dei soldi? Avrà stabilito delle cose importanti? Sapete cos'è? È la conferenza stampa della Protezione Civile che ci spiega i dati. Ma pensate un po' voi! Cioè, il memento mori che ci ha rotto le balle, che ha detto tutto il contrario di tutti. Le conferenze in cui dicevano non si usa la mascherina e poi si usa la mascherina. Quelle conferenze che invece di raccontare i morti avrebbero dovuto raccontare le terapie intensive in più che hanno fatto. Cioè, zero. Il fatto di ristrutturarla per travaglio è importante. E questo vi dà il senso di quello che è importante in questo momento. La comunicazione, il racconto, la narrazione, non la sostanza. Avvenire. Avvenire. Le nuove chiusure sono giuste perché non si poteva rimanere con le mani in mano nella prospettiva della crescita esponenziale delle nuove terapie intensive. Cioè, bisognava dare un segnale. Cioè, questo è il concetto, che bisognava dare un segnale, bisognava raccontare qualcosa, perché noi abbiamo raccontato che abbiamo la peste, abbiamo una malattia gravissima, ma la malattia gravissima, invece di raccontarla com'è seriamente, come l'ha raccontata Palù a Quarta Repubblica, come l'ha raccontata Bassetti, come l'ha raccontata Grillo, come l'ha raccontato di tantissimi, come oggi la racconta Remuzzi, non mi ricordo su quale giornale, noi dobbiamo fare la tragedia, e perché la tragedia giustifica l'emergenza. I focolaio. L'altro, a pari di travaglio, è straordinaria invece la posizione del fatto del Foglio Quotidiano, il focolaio di quota 100. La tesi del Foglio è che siccome abbiamo fatto quota 100, cioè abbiamo fatto andare preventivamente in pensione troppi dipendenti pubblici della sanità e della scuola, oggi siamo nella merda. E devo dire che uno può anche essere contro quota 100, io non amo per niente quota 100 e non amo per niente il reddito di cittadinanza, come ben sapete, ma adesso pensare che la nostra scarsa risposta alla pandemia sia perché abbiamo mandato in pensione alcuni, molti, 1500 medici secondo il Foglio, dà il senso che il Foglio, che fa tanto l'intellettuale, la butta sempre in politica. Cioè, ve la faccio breve, è colpa di Salvini!
e di Grillo. Allora, posto che a me fa schifo quota 100 e fa schifo il reddito di cittadinanza, ma veramente pensiamo che adesso il casino della pandemia derivi da quota 100? No, veramente, veramente, perché se così fosse, io vorrei ricordare anche gli amici del Foglio che magari cerchino di essere un po' più coordinati, perché nel pezzo dicono che sono andati in pensione 36.000 dipendenti degli ospedali, e nell'occhiello dicono 36.000 persone degli ospedali, e nel pezzo dicono 11.000, cioè si sono confusi tra ospedali e insegnanti. Cerca di essere un po' più precisi se voglio fare anch'io il professorino con voi, perché sennò i vostri missili rischiano di essere soltanto missili contro Salvini e tra l'altro puntati e lanciati nel momento sbagliato. E andiamo avanti con l'altro grande tema di giornata, è il decreto ristori, tutti contenti decreto ristori, e anche lì mi viene il sangue al cervello. Siamo tutti quanti contenti del decreto ristori che non è ancora arrivato, cioè il risarcimento, cioè io chiudo il negozio, ma è anche il giornale dove lavoro io. Ah, se chiudete ridategli i soldi, minchiate, perché non basta ridare i soldi, la gente non vuole il sussidio. I ristoratori, il 90% dei ristoratori che conosco io, che sono persone serie, di quel sussidio ci sciacquano la testa. Chiaro? Il sussidio serve a poco nulla e noi stiamo montando una grande cosa, loro vogliono lavorare. Tra l'altro, come in un graffio della stampa oggi straordinario, sulla stampa, la trovate a pagina 10, ci dicono è il 1.100.000 dei famosi ristori che devono arrivare ai ristoranti e al decreto e ai centri storici, votato ad agosto. 1.100.000 non è mai arrivato, ma io sono contro anche l'idea del ristoro, perché se tu ristori il ristorante, come vi ho appena detto, tutti quelli che stanno intorno a quell'ecosistema, la via, la piazza, il ristorante, cioè possiamo ristorare tutti, e poi toc toc, i 5 miliardi chi li paga? Ma qua siamo dei fenomeni, abbiamo fatto 1.100.000 di decreti per quest'estate, e chi li paga? I 5 miliardi e 4 di oggi, chi li paga? Apro una parentesi e chiudo la parentesi, l'unico giornale, quello governativo, che parla dei ristori dicendo che sono 7 miliardi è il Fatto Quotidiano, il resto del giornale dice che sono 5 miliardi e 4, per il Fatto ci è arrivato 1.600.000 in più, sono straordinari, 7 miliardi che pagheremo noi, anzi i nostri figli, perché ragazzi parliamoci chiaro, ma per quale cazzo di motivo i nostri figli devono pagare 5 miliardi per le minchiate che ha fatto questo governo? Per quale diavolo di motivo? Speso 100 miliardi per il lockdown, siamo il paese che sta facendo peggio, non meglio, nella tenuta dell'occupazione. Sapete cosa c'è nel decreto ristori? Che noi non possiamo licenziare fino al 31 gennaio, il che vuol dire, cari amici, che le aziende, sapete che cosa faranno? Falliranno, ma non è che ci vuole un economista sopravvino a dirlo, se un'azienda non può licenziare e non c'è il mercato e non arrivano gli aiuti perché non possono arrivare gli aiuti per tutti, ma cosa fa secondo voi? Licenzia? Non può. Mercato? Non c'è. Chiude, banalmente. Ci vuole un genio. Cioè noi abbiamo la Castelli, quella che dice, lo dice lei a Padoan. E devo dire che Padoan, ti viene anche voglia di dare ragione alla Castelli. Ci abbiamo quell'altro genio, come si chiama quello là? Fioramanti, vabbè non mi ricordo, quello che fa al vice ministro delle finanze, quello che diceva che era giusto che si prendessero 2 anni in più l'agenzia delle entrate per fare gli accertamenti. Noi abbiamo questa classe dirigente di scappati di casa che spiegano a gente che si fa un culo così come devono lavorare, e oggi ci spiegano che i ristori ci daranno una soluzione, misura riparatrice per errori fino a qua accumulati, dice Massimo Franco, ma con i soldi nostri, aggiunge anche lui, e giustamente dice Franco, ma poi scusatemi, e per quelle cazzate che avete fatto, ho calcolato che 4 miliardi, non 5 miliardi e 4, perché si pensava fossero 4 miliardi, oggi non lo leggo sui giornali, avrebbero fatto 51.000 posti di terapia intensiva in più, ovviamente non servono, e sapete qual è il parametro? Esattamente il costo dell'ospedale in fiera fatto da Bertolaso in 22 giorni. Toc toc! 4 miliardi in 22 giorni avrebbero fatto 51.000 terapie intensive, probabilmente quindi avrebbero fatto 100.000 posti letto in più, e in realtà noi siamo qua a piagnucolare che non abbiamo posti letto, vabbè, folli, straordinario. Dice, ma dov'è su Repubblica? Dico, ma scusatemi, ma questo governo è lo stesso governo che ha fatto 10 giorni di stati generali mentre dovevamo stare a discutere come fare evidentemente ad organizzarci se fosse arrivata una pandemia che loro dicevano che sarebbe arrivata, semmai io sottovalutavo, ma loro invece la sopravvalutavano, si sono tenuti l'emergenza e hanno fatto 10 giorni di stati generali, che fine hanno fatto? Fantastico. Poi Berlusconi fa un'intervista
Al giornale a Sallusti dice: noi ci siamo, i nostri voti ci sono per salvare il paese, non l'esecutivo. Non so bene cosa voglia dire, perché in realtà mi sembra che l'esecutivo si è messo accanto al paese come abbracciandolo, quindi se salvi il paese salvi l'esecutivo. Le destre invece soffiano sul fuoco, dice il Fatto. Beh, è proprio nel momento in cui Berlusconi dice il contrario, straordinario. Nel frattempo Renzi, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice: le misure sono del tutto inutili. I sondaggi cosa dicono? Qui è incredibile. I sondaggi dicono che gli italiani non la pensano come noi che facciamo la zuppa. La maggioranza degli italiani pensa che le misure siano insufficienti, e la maggioranza degli italiani oggi sta togliendo il consenso a Conte non perché sta facendo come vorrei io, cioè un paese che convive col virus, mentre lui vuole far sì che il paese chiuda e il virus sia fuori. Io vorrei la convivenza, lui vuole la chiusura. Beh, gli italiani sono meno con Conte perché vorrebbero un Conte più duro, che ci chiuda di più. Straordinario, fantastico. E l'altra grande cosa di giornata è la questione del vaccino. Oggi Repubblica giustamente titola: vaccinano per tutti solo in estate. E a dirlo questa roba qui è il presidente, l'autorità del farmaco europea, che peraltro è un italiano, che dice che è illusorio parlare di un vaccino prima di Natale. Beh, insomma, e qui c'è Ruggeri, che è il pezzo migliore di oggi su Italia Oggi, che sfotta il governo, che ci aveva spiegato che arrivavano le dosi, 1 milione di dosi a dicembre. Dice: ma ragazzi, ma voi non ci potete prendere così tanto per i fondelli? Questi sono veramente dei fenomeni. Prima annunciano i decreti, poi ti dicono le cose, poi dicono che c'è il vaccino. Ma comunque, insomma, gli italiani, se gli sta bene, se lo tenessero. Nel frattempo, non è che nel resto del mondo le cose vadano così bene. La cosa peggiore è la legge sul Paese oggi, e ovviamente sul Fatto Quotidiano e sul Manifesto. Cosa è successo che mette insieme il Paese, Fatto Quotidiano e Manifesto? Che Sanchez con Iglesias hanno deciso che il loro. Vi leggo: Spagna decide l'aumento delle tasse sui redditi più alti, ma ancora si può fare, dice il Fatto tutto compiaciuto. E il Manifesto, governissimo, vieta. E varata finanziaria di sinistra con patrimoniale superiori ai 10 milioni di euro, ma anche per le imprese, ho letto sul Paese, e più tasse sui redditi alti. Ecco, questa è la soluzione. Noi chiudiamo i paesi, non siamo in grado di fare le terapie intensive, gli ospedali, mettiamo una caga a tutti quanti gli italiani, spendiamo soldi che non abbiamo per gli errori che abbiamo commesso, ma poi alla fine pagheranno i redditi più alti, che in Italia è la classe media, perché in Italia è la classe media. Ma vedrete che finirà così. Tra l'altro, tutti i giornali vi evocano quella robina che è molto chiara, che stanno raccontando il Sole 24 Ore 2 giorni fa, ma e nei giorni scorsi anche altri giornali, che la liquidità in banca in Italia è di 1.600 miliardi. Il PIL italiano è in cash in banca, e se non fosse in cash sarebbe ovviamente in titoli. Beh, insomma, quella roba lì vedrete che qualcuno ci penserà. Nel frattempo su Macron due punti di vista diversi: quelli della Marzano, indignata che Macron sottovaluta il virus e la sua università, non so che cavolo gli ha fatto l'università, non ha denunciato che c'è qualcuno col Covid, cioè la Marzano ha portato la nostra paura a Parigi e dice: Parigi è il peggior paese del mondo, 50.000 persone, qua è tutto. Cioè, il racconto che fa la Marzano di Parigi è anche il racconto di una città e di un paese che non si rende conto e che non titola in prima pagina, i media non parlano di questa emergenza. Vabbè, meglio i nostri che hanno i virologi come archistar. E dall'altra, su Macron, vi segnalo Facci, che invece dice il grande Macron, che è l'unico che sta facendo da baluardo contro l'islamismo fondamentalista dei turchi e dei ceceni che decapitano i professori della laica Francia. Se lo volete leggere sul libro, molto interessante. Infine, sugli Stati Uniti, beh, straordinario. Io vi leggo soltanto questa frase di Ferrara sul Foglio, perché io vorrei che qualcuno di voi mi dicesse se questa frase è in italiano, posto che io non lo capisco bene l'italiano, ma forse non capisco meno Ferrara. Chiunque sia stato al potere, chi gli succede ha il beneficio di inventario. Punto. Vi rileggo: chiunque sia stato al potere, virgola, chi gli succede ha il beneficio di inventario. Se c'è qualche maestra elementare che mi segue, la prego di spiegarmi se questa frase è costruita in maniera decente. Comunque, dopo questa prima frase, ho capito che Ferrara è del tutto inutile leggerlo, perché non l'avrei capito, visto le sue altezze goetiane, mentre è più interessante gli altri pezzi, tra cui quelli dell'Anna Guaita, che ci spiegano come ancora gli stati incerti, tipo l'Ohio, saranno quelli che decideranno chi vince queste elezioni presidenziali, per i quali vi ricordo martedì prossimo, da mezzanotte fino alle 6 di mattina, Quarta Repubblica speciale, non ve lo perdete. Ciao.